Lavoro, imprese e la grave situazione economica sono stati gli argomenti al centro dell'assemblea pubblica organizzata dalla CGIL di Teramo, la presenza del segretario nazionale Maurizio Landini, in vista della grande assemblea che si terrà a Roma sabato 18 giugno in Piazza del Popolo. Segretario, purtroppo le aziende stanno vivendo un momento di assoluta crisi, c'è la guerra, l'aumento dei prezzi, come si fa ad andare avanti così dopo il Covid? Beh, credo che sia il momento di misure straordinarie. Innanzitutto c'è un primo problema che è il reddito e il salario. La gente non ce la fa più arrivare alla fine del mese e quindi bisogna mettere in campo dei provvedimenti che siano in grado di affrontare questa situazione. L'una tantum che hanno dato non è sufficiente, 200 euro sono sicuramente un fatto positivo, ma l'inflazione, i prezzi stanno portando via un'intera mensilità all'anno a chi lavora. E quindi c'è bisogno di tassare molto di più gli extra profitti, c'è bisogno di trovare risorse per sostenere. Poi è il momento di fare delle riforme strutturali a partire da una riforma fiscale degna di questo nome, e questa riforma deve aumentare il netto in busta paga a partire dai redditi più bassi e più colpiti. E poi bisogna rinnovare i contratti nazionali. Penso che ci siano alcune cose positive in queste ore, penso al rinnovo del contratto che è stato fatto nel settore chimico-farmaceutico, lunedì 9%, 200 euro di aumento. Penso a una cosa molto importante che è stata fatta proprio ieri sera, che finalmente si è rinnovato il contratto della sanità, sia pubblico che privato. E quindi vuol dire che è possibile, ma è necessario che le imprese assumano questa responsabilità e che il governo cambi politica. Non è il momento dei bonus, è il momento di riforme strutturali, soprattutto è il momento di tutelare la parte che oggi non ce la fa, che è il lavoro dipendente, che è il lavoro anche autonome, che sono i pensionati. Anche la questione del salario minimo è un argomento su cui la CGIL lavora per intraprendere una discussione con il governo. Per noi i provvedimenti che si fanno in questo momento, e noi siamo pronti a fare una discussione per come si recepisce il salario minimo, debbono avere anche l'obiettivo di fare una legge sulla rappresentanza in modo che i contratti nazionali di lavoro firmati da soggetti che siano rappresentativi, sia delle imprese che dei sindacati, diventino validi per legge, in modo che a tutte le persone che lavorano, a prescindere dal rapporto di lavoro che abbiano, serve un salario dignitoso, ma serve anche le ferie, la malattia, gli infortuni, gli orari, la maternità. Quindi noi dobbiamo batterci perché i provvedimenti che vengono fatti cancellino quello che succede adesso, e cioè le diversità tra le persone che determinano una competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Noi siamo assolutamente disponibili ad un confronto e a una discussione, abbiamo delle nostre proposte e ci auguriamo che il governo, ma anche le associazioni imprenditoriali, si rendano conto che estendere e rafforzare i contratti nazionali e i diritti e aumentare i salari è un valore non solo per i lavoratori, ma anche per il sistema sociale e per le imprese.